Molti conosceranno la storia di Stephen Bradbury, il famoso pattinatore che vinse in maniera rocambolesca la sua medaglia d'oro. La Jalapa's Band ha fatto di lui un meme su internet, ma forse non conoscono la sua vera storia. Ecco, Stephen era un pattinatore di Brisbane, che non è proprio il massimo, essendo una cittadina australiana dove c'è il sole tutto l'anno. Quindi il pattinaggio era uno sport minore e lui aveva sempre una grande difficoltà, soprattutto economica, per arrivare alla fine del mese, per mantenersi e fare gli allenamenti. Però, nonostante questo, partecipa addirittura a quattro Olimpiadi: quella del 1992, che era giovanissimo, quella del 1994 a Lillehammer, dove porta la nazionale australiana per la prima volta nella sua storia a vincere una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali, una bellissima medaglia di bronzo nella staffetta. È una giovane promessa del pattinaggio, vince addirittura un mondiale, ma poi subisce un gravissimo incidente, si recide l'arteria femorale, perde 4 litri di sangue, rischia la morte, ci metterà circa 18 mesi per ritornare alle gare, ma non sarà più il campione di un tempo. Però lui non molla, va anche alle Olimpiadi del 1998, ma il suo capolavoro lo fa alle Olimpiadi di Salt Lake nel 2002. Ecco, lì partecipa, vince la batteria tranquillamente. Fa i quarti di finale, invece riesce a qualificarsi perché viene squalificato quello prima di lui. Alle semifinali poi tre persone cadono, lui arriva secondo e va inaspettatamente in finale. Ma poi succede di tutto nella finale, dove in pratica lui parte molto piano, molto lentamente, ed è una tattica perché sa benissimo di non poter competere con gli altri, quindi avrebbe approfittato casomai se gli altri fossero caduti. E guarda caso, proprio all'ultima curva, cadono in maniera rocambolesca tutti gli avversari davanti a lui e lui in surplus taglia il traguardo e vince una medaglia d'oro. Commentò successivamente: guardate che io non ho vinto la medaglia d'oro perché ero il più veloce, ma perché ho vissuto 10 anni di calvario. Stephen Bradbury è l'esempio che bisogna essere la persona giusta al momento giusto, avere la tattica giusta, e soprattutto non mollare mai. Ciao Pechino 2022, ci vediamo a Cortina!